Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Parliamo di Berlusconi. Cos'è si è frapposto qualcuno tra il Berlusconi che conosciamo e questi comportamenti che lei descrive? Non voglio parlare di questo per una questione anche di stile. Ho parlato fin troppo di Forza Italia, ma credo di aver parlato di questioni politiche e magari domani partiranno le batterie di comunicati, ma la mia è una linea politica. Io mi sono sentita isolata in un partito che a mio avviso aveva sempre di più scolorito e sbiadito la sua anima liberale, popolare, moderata, europeista, ma insomma nessuno di noi dentro Forza Italia, nessuno ha potuto dire nulla sul fatto che il nostro principale alleato nel corso di una guerra alle porte dell'Europa scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, il nostro principale alleato, all'insaputa del governo, aveva organizzato un viaggio in Russia pagato con i soldi dell'ambasciata russa. Tutto questo è sicuramente importante. Tutto questo è normale, cioè andare ai confini della Polonia e farsi sbertucciare. Però lei ora sta usando Salvini per eludere la domanda che le ha fatto Marianna. No, non voglio eluderla. No, la domanda è sostanzialmente: lei ha sbattuto contro un muro di un cerchio magico? C'è un cerchio magico intorno a Berlusconi? No, io non ho eluso la domanda e ho detto a Marianna che per ragioni di stile io poi non entro nelle dinamiche. Sì e no, perché c'è un confine labile tra la politica e anche la sfera personale, no? Nelle dinamiche di Forza Italia. Così è peggio, dà l'idea di una manipolazione. Lei no, sta assolutamente. Suggerendo. Io non parlo, non parlo di manipolazione. Non entro nelle vicende, nelle dinamiche interne di Forza Italia, non ne ho parlato quando sono uscita da Forza Italia, non intendo parlarne oggi. Non ho condiviso la linea politica sulla gestione del partito, ho detto la mia ai tempi, e ho detto che avrei preferito per esempio un partito che si aprisse con delle dinamiche congressuali, ma non per sostituire Berlusconi che è il fondatore e il leader, ma magari per individuare i coordinatori provinciali, regionali, nazionali, perché no? Ho detto la mia a suo tempo, sono stata sconfitta anche su questo, ho posto una linea di questione, una questione di linea politica e anche su questo sono stata sconfitta. A questo punto bisogna prendere atto che Forza Italia probabilmente ha scelto di intraprendere un'altra strada e quella strada non è la mia strada perché non difende quei valori nei quali io ho creduto, che sono i valori per i quali sono scesa in campo, i valori del popolarismo europeo, i valori dell'atlantismo, dell'europeismo, della stabilità, della governabilità, della serietà, ritrovato della responsabilità, quei valori che avrebbero indotto Forza Italia a dire all'alleato riottoso non si fa cadere un governo con una crisi alle porte dell'Europa, con l'inflazione, con i prezzi che salgono alle stelle e che corrodono il potere di acquisto delle famiglie.